Siete dei Lilbrin, creature senza senso e senza pace. L'ultima ruota del carro di qualsiasi tribù di pelle verde. Il sangue di Xalion, il dio del caos, scorre nelle vostre vene e la follia domina il vostro cervello. Per voi, di più bello di un cucchiaio, c'è solo un mazzo di cucchiai. Perché ciò che conta veramente nella vita è possedere oggetti metallici. Bisogna accumularne il più possibile per la gloria di Grong, il dio del metallo. Se alla fine della giornata non avete scapocciato almeno una volta, o non siete dei veri Lilblin, oppure siete dei Lilblin rotti. I canti gutturali della vittoria riecheggiano fuori dal familiare sacco di cuoio nel quale vi trovate. Qualche ora fa la tribù ha saccheggiato con successo un piccolo villaggio di confine, senza che esso opponesse grande resistenza. Infatti, mamma Talizor neanche vi ha tirato fuori per la battaglia. Siete rimasti nel sacco per tutto il tempo. Questo vi ha molto deluso, ma siete carichi a pallettoni perché le vostre energie non sono state spese. Durante il viaggio di ritorno, infatti, sentendovi muovere e rumoreggiare incessantemente nel sacco, più volte mamma Talizor vi ha intimato di non fare baccano. Alla fine la tribù ha deciso di fermarsi per una sosta. L'odore della carne arrostita, mista al metallo del bottino, stava iniziando a rendervi ancora più irrequieti finché mamma Talizor non vi ha tirati fuori dal sacco tutti insieme, rovesciandolo. Mi avete frantumato la schiena e la testa, zucche vuote che non siate altro. Ecco, tenete, queste sono per voi. Giocate pure, ma non allontanatevi troppo, è chiaro? Nella manona gigante di mamma Talizor vedete delle felci. Questo significa una sola cosa, finalmente si gioca a sputazzi. È un tipico gioco dei pelle verde, in cui le felci vengono masticate fino a farne una poltiglia, che poi viene sputata il più lontano possibile. Chi la sputa più lontano vince. Il premio in palio per il primo classificato di solito lo stabilite voi e spesso stabilite anche la penitenza per chi arriva ultimo. Siete in questa radura e siete felicissimi di avere queste felci. Allora, iniziamo da te. Come si chiama il tuo personaggio? Si chiama Pixia. Pixia, come è fatto il tuo personaggio? Ha due occhi molto grandi ma simmetrici. Si è rotta, si è tagliato un orecchio, il destro, e in più ha tre macchioline disposte a triangolo che indica verso il basso, proprio sotto l'occhio. Questo sottilissimo orecchino di metallo se lo tiene strettissimo perché la identifica, lo distingue dagli altri. Lo vuoi vedere? Sì. È molto carino. Fallo vedere. Wow. Però comunque conserva un po' di femminilità perché... Ah, sì. Vedo una cosa brutta sulla tua scheda. Purtroppo hai una coda normalissima. Oh, cavolo. Ecco perché ti vuoi distinguere. Certo. È giusto, è giusto. Quindi, Pixia, passiamo a te. Il mio si chiama Maxel. Ha gli occhietti piccoli, piccoli, piccoli. Ha una cicatrice sull'occhio destro. Come se l'è fatta? Quando era più piccoletto da solo nella foresta, si è risvegliato con questa cicatrice, è svenuto, non lo sa bene cosa è accaduto, e prova un po' di rabbia nei confronti dei suoi simili perché la sua coda finisce con un bozzo e a lui sta cosa l'hanno sempre un po' preso in giro. E non è tanto simpatico all'inizio, insomma. È un po' diffidente verso gli altri. Ok. E il tuo? Ah, il mio si chiama Simp perché insomma è il più simpatico del gruppo. Ma con la I o con la Y? È con la I. Lo si denota questa cosa. Assolutamente, assolutamente. Che molto simpatico. Nome. Allora, devo dire che la sua estetica rispecchia molto anche il suo carattere, perché ha degli occhi molto dolci, però ha una cresta che lo fa sembrare molto violento e feroce. Al contempo ha delle orecchie molto grandi con degli orecchini sulla cima, non sul lobo. E ha un ghigno malefico e un po' aggressivo, anche se ha però un animo molto sereno. In realtà però ha questa coda biforcuta che lo caratterizza come il re del caos infernale. Certo, un grande segno di prestigio per sì. Il Lilblin avere la coda biforcuta. Abbiamo fatto secchioni. I propri rivali, gli opposti. Siamo rivali, assolutamente. Passiamo a te. Come si chiama il tuo Lilblin? Si attacca?
Tacca. Sì, tacca. Okay. È un Leblin veramente minuscolo. E la sua peculiarità, oltre ad avere dell'acne, anche lui un orecchino sopra, un orecchio un po' mozzicato, delle sopracciglia molto folte, un dentino che gli esce fuori, gli occhi molto pesti, ha un orecchio umano. Ma proprio sul corpo o lo possiede? No, è asimmetrico, uno ce l'ha da Lilbin, uno ce l'ha in forma umana, e per questo lui in realtà è convinto di essere umano. Lui non è un Lilbin. Che potere ha? Il potere è un dente esplosivo. Ah, cioè, un dente, basta. Okay. È una coda molto lunga che ovviamente io non so di avere. Pensi di essere umano? Sì, da solo, io non ho la coda. Dimmi tutto. Il mio si chiama Slorti. Slorti? Slorti. Beh, non l'ho ancora disegnato, però... Mi raccomando, eh. Sì, sarò... Ci regali, ci sarò delle meglio. Emozioni. Posso immaginare, beh, insomma, ha l'aria un po' spaurita, un po' timoroso, è molto minuscolo, ha un piatto cappello. Uh-huh. È più piccolo, è molto minuscolo, è molto minuscolo e poi ha una coda con un sonaglio. Oh, interessante. E questo purtroppo lui vorrebbe a volte, cioè, vorrebbe nascondersi ogni tanto, ma sta coda col sonaglio purtroppo è un po' un problema per lui. E poi questa coda però è anche prensile. Dice, può pure prendere le cose. Bene. E sentiamo il tuo. Mi si chiama Zinzar. Bellissimo. Lui di base è molto sopra le righe, cioè sempre in movimento, però ha scoperto recentemente un'erba che mastica, che lo calma tanto e non riesce a smettere. E quindi lui ha una cicatrice su un occhio destro, anche lui. C'ha i capelli, c'ha la cresta pure lui, c'ha dei tatuaggi a strisce in testa, ma non ricorda come li ha fatti, perché ogni volta è quando sta così sotto questo effetto. E quindi bellissimo. Questo è. Capisco. Come è fatta la sua coda? Ah, giusto, è una coda odorosa, semplice individuarla col filo. Allora, fermo un attimo. Proprio tu che hai la coda odorosa, devi, se vuoi, dirmi di cosa odora. Attenzione, di sterco. Non lo sapevo. Sì, perché non si ricorda, secco. Non si ricorda come, no, nel senso, cioè, quando prende st'erba, questa sostanza Fa dei giri, si emoziona, poi sparisce per un po' e torna che gli puzza così. Quindi non ha capito, amo. Chissà che ce fa questa coda. Non c'è la vita questa, oggettivamente. Non penso faccio quello. Pensa che c'è sta dentro quel sacchetto quando stavo con i giorni. Ragazzi, siete ovviamente liberi di giocarvi qualsiasi cosa a questo gioco di sputazzi. C'è qualcosa che vi volete giocare? Oppure volete fare più penitenze? Ditemi. Siete padroni. E c'è questa bellissima, in realtà una bellissima giornata, e siete in questa radura e ci sono svariati cespugli, è tutto verdissimo, è tutto bello in questo momento che state per giocare a sputazzi, era tantissimo che non ci giocava. Qualcuno ha un cucchiaio d'oro per caso? No? Io non sai benissimo che nessuno dei tuoi compagni ce l'ha. L'avresti straodorato. È per questo che lo chiedevo. Se giochiamo, io metto in palio un fazzoletto di seta. È un po' rovinato, però secondo me vale molto se vi interessa. L'ho trovato vicino a un... Allora, fatemi tutti quanti un tiro di follia, subito. Quindi tirate un dado 20, ricordatevi che sempre potete abbracciare la follia, quindi tirarne due. Oppure uno solo e agire tranquillamente. Ho fatto 19, è ancora normale. Più 2, 21. Ok, 19 più 3. 22. 15. No. Sì. 4. Totale 4. Fatto 4. Per follia però? 2. Mazza, 6, esatto. Io ho fatto 3. Dimmi. Ma tu 21. Hai fatto tantissimo. Tu? 18. Tu? 3. 2 più. Tutti, tranne voi due, trovate questo fazzoletto splendido. Una cosa proprio mai vista. Dove l'hai trovato? Il suo fazzoletto è stupendo e per voi invece è un fazzoletto, quello che è in realtà, molto, molto rovinato. Questo è il fazzoletto della mia gente. L'hai preso? L'ho trovato vicino a un castello, rovine di un castello, quindi presumo che...
Ah, lui? Lascia sempre fazzoletti in giro. Sei sicuro? Sì, sì. No, dico, se l'hai trovato vicino a un castello, deve essere il castello della mia gente, probabilmente di mio padre, che lui è sì? Un ricco possidente. Tuo padre firma sempre sui fazzoletti, giusto? Mette una sigla. È probabile iniziare, sì, che c'è qua scritto, non c'è nulla, non c'è nulla. Tipico suo. Tuo padre è... Dov'è? Tuo padre non è un Talizar? Talizar. Ti sembro siamo un tutti fratelli verde. Noi, quindi è anche mio padre, tuo padre. Siamo fratelli perché ci conosciamo, è tanto che siamo insieme, però sono palesemente di una razza diversa. Non ci avevo mai pensato. Ah. O forse la pelle verde o forse la coda, non mi pare. Il fazzoletto è di fronte a voi ed è un bellissimo premio. E quindi ditemi quando volete iniziare a sputazzare. Ricordate che avete un solo tentativo. Io voglio sputazzare per primo. La prova è una prova di costituzione, perché ci vuole della costituzione per bene. Preparare un bello sputazzo. Più lanciare cose. Se lo avete, guardate nelle vostre abilità. Io sto vuoi bello. Abbracciare la follia nel farlo o no? Beh, non mi ha portato benissimo prima, quindi io adesso sputo per sputare, giusto perché voglio sputare, vediamo che succede. Sputo? Vai. Beh. 13 più costituzione. Che qua è meno 3 però. Hai fatto 10. Il tuo sputo però non è un brutto sputo. Grazie mille, perché ci tenevo. Grazie. Simpo. Comunque provato. Hai fatto un bello sputo. Il tuo fazzoletto è in palio. Vai, prova. Lascia provare i grandi. Vuoi abbracciare la follia nel farlo o ti tieni sempre non tranquillo? Ne ho bisogno. Ho più 2 in costituzione. Dai. Funzionato. Sbavata praticamente. Purtroppo ti distrai nel tuo coso e fai uno sputo veramente tanto. Questo perché qualcuno mi ha dormito sulla bocca tutta la mattinata. Hai fatto la coatta. Ah, tu per ultimo hai messo tu in palio il premio. Infatti io avrei anche una domanda. Io ho messo il fazzoletto in palio, ma se vinco io lo supero, a me che me date? È di nuovo il tuo. Così niente. Lo riprendi. O pareggio. Non esigo che ridai il fazzoletto alla mia famiglia. Grazie mille. Grazie mille. Così magnanimo. Vai, proseguiamo. Io faccio tipo di sventura nella capanna africana. No! E abbraccio la follia. Certo che l'abbracci. E faccio uno scozzo che spero sia il film è di Superman. Perché è una bella scena. Ho fatto 16 più che era? Costituzione. Meno 1. 15 abbracciando la follia. E il dato follia ha fatto più alto. E allora barra. C'è un barrino. Una barra a scapocciare. Il suo sputo va così lontano che supera un cespuglio. Sei proprio primo in classifica. Adesso vado io. Ovviamente abbraccio la follia. Niente. Più lanciare cose. 10. Non ho lanciare cose. 10. Che mestizio. Guarda, è identico al mio. Hai esatto. Sputato identico. Laddove però sono giunto io. Lo vedi? Proprio sì. Sulla linea. Tipo il boccino che è completo. Esatto. Penultimo sputazzo. Penultimo sputazzo. Abbracci la follia. Io abbraccio tutti. Sto fattissimo. Abbraccio. Guarda. Vai. Qual era il tuo dato follia? Questo rosso? Sì. Per questo. Ah, ok. Allora, non sbarri la casella a scapocciare, quindi hai fatto 12 più costituzione 2. Più 2. Più hai lanciare cose? Sì. Più 2, sì. Ah, anche il tuo sputazzo va dietro a un cespuglio. E quanto ha fatto dare? La cifra a me. Eri distratto? No. Ok, non lo sapete, perché stanno tutte e due dietro a un cespuglio, ma anche solo tu. Incredibile. Puoi recriminare effettivamente, se io fossi intero recriminerei un po'. Io recrimino, ragazzi, qua qualcosa, non è che io ma metto basta, un palio. Ma sputazza. Di sputazzare senza un ritorno. Sputazza e poi valuti. No, prima valuti. Prima valuti, poi sputazzi. Esatto. E se sputazzi male che te rivaluti? No, questo ci vede un paio. Te l'ho detto, se vinci ti faccio non mi va bene, io vorrei qualcos'altro. Altrimenti, visto che loro hanno sputato più lontano, puoi scegliere un oggetto che hanno loro due. Ma perché te sta zitto? Scusa, parla in modo di sta cosa. Ma che ottima sponda. Se non l'ha mai fatto.
Semmai prendo qualcosa o mi metto d'accordo con chi ha sputato più vicino, o chi non è arrivato. Però per pretenderlo bisognerebbe fare un grande sputazzo. Tu stai trattando prima dello sputazzo. Tu non sei un campione di sputazzi, non puoi parlare a me di sputazzi. Io intanto a metà strada c'è il mio sputazzo, tra l'altro in concomitanza con il signore laggiù in fondo a sinistra. Quindi è uno sputazzo, mi ricordo. Con lui? No, no, con lei, mi scusi, è vero? È Slorti. Questa è meglio di me. Chiedo scusa, siamo entrambi fatti. Per avere il mio fazzoletto, però, che neanche ti piace, tra l'altro. Noi ci conosciamo da, tanti anni. Da tantissimi anni, abbiamo condiviso mille esperienze. Tenete presente che il massimo, quello che avete conosciuto, il Lilbin più vecchio che avete conosciuto, ha 4 anni. Bellissimo. Ecco, noi ci conosciamo da 4 anni. Tantissimi, per noi tantissimi. E non è vero in realtà. Esatto. Non ci conosciamo da 4 anni, però c'è un rapporto incredibile. Ci siamo trovati bene. Proprio perché io ti voglio bene come se fossi un fratello, io ti consiglio prima di sputare e poi di trattare. Fidati di me. Non mi fido, io non mi fido. Allora, fai come vuoi. Io chiedo, voglio chiedere se qualcuno ha da mettere in palio qualcosa. Voglio se non ce l'avete, vi voglio sentire dire no. Io mi dissocio e lascio. Allora, io ho una proposta da farti fare. Siccome io e lui abbiamo fatto lo sputo più potente, io ho una pipa di legno, lui ha la sua erbetta, ti facciamo fare una fumata. Tu ti stai lasciando dettare le condizioni. Ma è l'ultima botta, esce l'ultima vez. Sei pieno, sappiamo. Brava. Io ti faccio notare che ti stai facendo dettare le condizioni da quell'animaletto. Sto proponendo in caso ci sono effetti collaterali? Chi può dirlo? Sì, stai grazie a Dio, stai male. Accetto. Oh. Accetto. Scusa, Simpe. È il tuo turno. A questo punto è bocca al lupo, Maxella. Abbracci la follia o no? No. Che personalità, ragazzi. Vediamo. Fortissimo, mi piace tanto. Vediamo il carattere di Maxell. Che bella giù di là. Così, per 11 costituzione. Più 2 di lanciare cose, più 2 di costituzione. Anche. A 3. Tu scusa. Cazzo, supera il cespuglio. Incredibile. Ci avellotto. Aia. Incredibile. Allora, voi un po' ve lo sentite, chi è di voi che ha vinto. Però dovete sicuramente andare a controllare tutti. Certo. Andiamo. Andiamo. Te seguo. Perché ci vedi? Andiamo. Ok, iniziate a camminare, superate i cespugli e effettivamente uscite dalla radura per cercare il vostro sputazzo. Ma proprio mentre mettete piede fuori dalla radura, mi fate tutti quanti un tiro di fiutare metallo. Io abbraccio la follia. Con follia. 12, 6, 18. Più 2, 20. 8. Ho fatto 12. Più follia 14. Io in tutto ho fatto 12. Tu? Rimarcare. Certo, chiaro. Però ho barrato un'altra casella a scapocciare. Anche tu barri una casella a scapocciare. Porca! E tu anche hai fatto tantissimo, perché 15 più? Più uno di follia 16. E due di fiutà metallo. Sì, ma stavolta sono il campione. Stavolta sono... Sì, no, ma è questa qua la cosa più importante, che voi tre siete i primi che... vi accorgete nelle vostre narici un odore che è molto più importante della vostra partita a sputazzi. Oro. Oro, ragazzi. Oro. Eila. Oro. Siete i primi tre che se ne accorgono e quindi avrete un vantaggio rispetto agli altri e lo sentite che è proprio dentro la foresta, addentrandovi proprio nella direzione in cui siete. Certo, c'è questa maledetta coda che purtroppo mi manda fuori io strada. Io quella la sento, ad esempio. La coda purtroppo che... Ti abituo. È devastante. State perdendo questo vantaggio se vi chiacchierate. Se voi la tiro dentro, così non si sente, No, non dovete tirare niente. Non la sentite? Sì. Io non sento niente. Io se... Mi tremano anche le orecchie. Max, guarda quanto è ingrifata da loro. Che sentite? E mentre lei ti dice così... effettivamente anche ai rimanenti di voi sentite l'odore salato e saporitissimo dell'oro che è a pochissimo da voi. Cosa sentite? Sento dell'oro oggettivamente, avverto dell'oro. Magari trovo un cucchiaio. È più vicino di quello che sembra, cioè, è tra di noi. Io lo devo toccare, se lo trovo. Potrebbe essere un piatto. Oroboro. No, è un solo oro. Solo oro. Potrebbe essere un pentolone. Ho un bel cucchiaio. Magari un elmo d'oro. Non lo vedete ancora, lo sentite solo, lo percepite solamente. Potrebbe essere anche un tesoro. Uno scrigno pieno e colmo d'oro, finalmente. Sì, potrebbe. Monete. Io cerco di capire da dove proviene. Dritto per dritto. Calici anche.
Grindr, potrebbe essere un grindr. No, no, quello da ora è eccessivo quello. Non so. Io quatto cerco di andare verso la direzione. Ok, vedete la coda col sonaglio che si allontana da voi e si dirige in solitudine verso. Suona quando sei arrivato. Ecco, grazie, grazie. Sì, però effettivamente stai andando più o meno da solo. E io voglio andare con lui. No, tutti quanti vedete del seguire. Andiamo. Allora, saltellate felice, più vi avvicinate, più sentite effettivamente questo odore, ma tu sei il primo a vedere una piccolissima radura che per voi è grande come questo tavolo, con una bellissima moneta d'oro. Al centro. Wow. Lì, wow. Proprio di fronte a voi. La numero uno. Io lo vado subito. Siete tutto. Anch'io così felici di vederlo che in un battito di ciglia vedete uno scoiattolo che si appoggia sulla moneta. Vi guarda. La prende con le due zampette davanti e vi fa un'espressione stranissima. Sembra realmente che sia una risata di scherno verso di voi. Io gli lancio un sasso spigoloso. E mentre prendi il sasso spigoloso, sì? Lui inizia a correre. No! Hai chiamato un con la moneta? Con la moneta fra le zampe. Corriamogli appresso. Sì, affari tua. Cioè, iniziate. Fuggendo, sta. Tutti a correre. Corriamo verso lui. Corriamo. Fermati. Ok. Fate una bellissima prova di destrezza. Sì. Più caos, perché state inseguendo dell'oro. Eccomi. Abbracci tutto. Eccomi. 20 più 2, 22. Più caos. Sono io. Caos. Più destrezza, più 3. 25. 21. Lentissimo. Io in questo. Sono io re del caos. Malissimo. 20, 22, però meno 1, 21. Ok. Quindi te sei la prima. Sì. Tu? 21. Pari merito, tu? 8. Tu? 13. Ah, anche tu. 13. Barri. Più caos. Più 16. Scusa. Quindi sei la prima. Lo stai acchiappando. Stai acchiappando la coda dello scoiattolo all'ultimo momento. Mamma. Niente. No. Ti evita, ti guarda e sei sicura che ti ha fatto la linguaccia. E salta verso destra. Lo uccido. Di nuovo tutti quanti correte appresso a lui. Tu sei sempre la prima della fila, sei velocissima, ma tutti gli altri in realtà siete. Io vorrei nascondermi. Perché? Per provare a prenderlo. Ah, vuoi tentare di fare un'altra strada? Ok, allora inizi a fare una strada diversa. Io vorrei provare a colpirlo con un sasso per ucciderlo, per fermarlo. Un'ottima idea. Ragazzi, io voglio colpire questo. Però per farlo, sì? Tu resterai indietro rispetto agli altri. Io però se lo colpisco e si ferma, io mi assumo il rischio. Mi sembra un'ottima idea. Fammi una prova di destrezza. Sì. Più lanciare cose, sì. Più caos, perché così. Mira bene? Questo è un 2, quello? È un 10. Più caos? 6. Più lanciare cose, ce l'hai? Sì. No. No. Più destrezza? Meno 1. 15. Tiri il tuo sasso fortissimo. Sì. E per un pelo non lo prendo e vedete questo sasso che sfreccia nella foresta e mentre lo state inseguendo tu fai l'altra strada per coglierlo di sorpresa. Ma tocca a te adesso. In realtà sbucate tutti fuori in una molto più grande radura, tutta coperta di nebbia, e i vostri occhi però sono puntati sul maledetto scoiattolo. Io sono sempre nascosto. Tu sei là dietro pronto per. Sul luccichio. Vediamo il luccichio in mezzo alla nebbia. Vedete il luccichio? Ma no, vedete anche lo scoiattolo in mezzo a questa nebbiolina che sta proprio fermo di fronte a voi e sta fermo con questa monetina in mano e si guarda intorno in questo momento di quasi pausa. Lascia la moneta e scappa nella direzione opposta alla tua. C'è la moneta lì, al centro. Tu sei nascosto, gli altri non sanno dove sei. E voi sentite il vostro dio Grom, che sa che quello di voi che toccherà per primo questa moneta sarà il prediletto della giornata.
lo sentite dentro di voi. Questo molto semplicemente, se pareggerete i vostri punti grong, in caso di pareggio vincerà quello che avrà toccato per primo questa moneta. Ah, ok. Io ero nascosto e andavo verso lo scoiattolo, quindi non so, continuo ad andare verso la moneta. In realtà sì, sei dall'altro lato, sei nascosto, voglio darti la possibilità di fare questa prova rispetto ai tuoi compagni semplice. Che vuol dire? Che puoi tirare anche quel dado da 6 e aggiungerlo al tuo tiro di danno. Cosa che sei nascosto. Per un prendere... tiro di destrezza. Ok, allora io abbraccio la follia. Allora, 17 più 2, 19, più 2, 21. Ok. Non ho preso, non ho scapocciato. Hai fatto 21. Ok. Proseguiamo, tutti state scattando, immagino. Per forza. Sì, vai. Abbracci la follia nel farlo o no? Sì. Scapoccio. Prima di tutto cancelli sì un 1 a scapocciare. Sì. Hai fatto 19 più destrezza. 19 più 5. 24. Davvero uno. Bastarda. Vai. Abbracci. 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 20 con quello da follia. Quindi anche tu barri scapocciare uno. Ok. E aggiungo il tiro. Caos. Sì, più destrezza. Quindi 22. No, 19 più 2, 21. 21. Cioè, simp. Allora, simp. Abbracci la follia. Ma posso farlo. Baciare anche il caos? Cioè, il caos è gratis è perché c'è una moneta d'oro. Allora, sì, abbraccio anche la follia. Vai. Vai. 20. Hai fatto 20. Mazza che bei tironi. Slorti, vai. Va, Slorti, abbraccia la follia. Non c'era dubbio, manco te lo chiesto. 18. Zinzar. Vai. Hai scapocciato oggi. Pixia. Sei tu. Incredibile. Sei tu che prende il primo punto grong. Segnatelo. Io in cavalleria l'ho lasciato passare avanti. Ero arrivato prima. Un gentleman. Normale. Adesso, sul retro della tua scheda segnati che hai una moneta d'oro perché è tutta tua. La meriti, l'hai meritata e hai compiaciuto grong. E qui Simp è arrabbiatissimo di questa cosa. Beh, pensa io. Mi ma tu sei un umano un po' di male. Io non fate detto normale che voi nel Blin siete piavezzi e queste cose. Volgari. Io sto agitando la mia coda biforcuda in segno di protesta. Sono veramente avvelenato. Sono assolutamente su di giri. Io gli vorrei chiedere di toccare l'oro. Io devo solo toccarlo, ma lo devo toccare. Io non mi fiderei. Per favore. Mm. Io non mi fiderei. Te la lascio. Scordatelo, Maxel. Ok, ti stanno notando tutti malissimo. Io vado vicino a Pixia. Complimenti. Grazie. Sto guardando il bosco, ma la mia coda gli dà una schiaffetta qua. Che è successo? Tacca, sembrava proprio la tua coda. Non la coda io, Pixia. Come tu non hai la coda? È volgare avere la coda. Certo che hai una coda. Lui si crede un essere umano. Non ce l'hai come la mia. C'è certo. Molto lunga quella. Ragazzi. Avete quella cosa attaccata dietro. Allora. Io comincio a sbavare sentendo l'odore della sua moneta. A sbavare, tu tieni la moneta in mano e sei lì, in estasi, con la tua moneta fra le mani. Te la strofini sul viso, sentendoti inebriata dal suo profumo salato. Saladissimo. Vorrei scioglierla e berla tutta. Quando a un certo punto tutti vi accorgete di una cosa molto, molto strana. Dagli alberi, intorno alla radura, fra la sottile nebbia, vedete sbucare un piccolo globo di una luce verde-azzurrognola. Sembra quasi danzare, mentre lentamente si avvicina a voi, fluttuando nell'aria una decina di centimetri dal terreno. Non emette alcun suono, ed è una cosa che non avete mai visto. Quindi, bellissimo. Cos'è? Non lo so. Mai visto. Io voglio afferrarla, voglio capire cos'è, ragazzi. Sei sicuro? Io la afferro. Sei sicuro? Io la afferro
perché voglio capire, siccome sono arrabbiatissimo che lei abbia conquistato qualcosa, voglio vuoi rifarmi conquistarla subito. Anche tu. Voglio rifarmi. Io tra l'altro ho a Ferrara a vinghiare e saltare più due. Perfetto, più destrezza. Più destrezza, sì. Io voglio afferrare questa cosa bella. E abbracci anche la follia. Abbraccio vedo. Anche la follia. Comunque più alto questo. 15. È scavoccio. Quindi è vero. Cioè, sta vicino. Scavoccio, maledizione. 16. Questo ti basta. Lo prendo. La prendi fra le mani e senti un leggero freddo quasi piacevole. Vedi questa luce in mezzo alle dita? Non c'è niente, tutti voi vedete. La rotta. Che cosa l'hai fatto? In realtà, mentre dite che cosa l'hai fatto, la luce è proprio dietro di te, che sta andando al centro della radura. Vi voltate e tutti, oltre a questa cosa fantastica, che è questa lucina che si muove, sempre lenta, vedete che c'è una struttura. E nonostante voi ne abbiate vista abbastanza di strutture, lo percepite che non è una casa. Sembra una specie di blocco di pietra, tutto pieno di felci, di muschio, con un portone abbastanza grande di pietra anche lui, chiuso, e accanto due portatorce. Ok. E vedete questa luce che si avvicina e sbatte sulla porta e sparisce. Come se l'avessi attraversata, come ha attraversato le tue mani. Ma ci sta invitando ad entrare in questa struttura? Ci sono finestre? No. Non c'è nessuna finestra, è strana, non è una casa. Tu ne hai viste tante di case. Io vivevo lì. Noi dobbiamo raggiungere quella casa luce. Noi dobbiamo dirigerci verso quella luce, dobbiamo andarci. Ti abbiamo adottato per caso, non me lo ricordo. Tu hai un padre diverso, vivi in un posto diverso, ma che dici? Ma quando? Secondo te possiamo avere la stessa madre noi? Ma siamo tutti fratelli. No. Gli ha dato un po' dentro. Ma ragazzi, lasciate che vi inviti a casa mia, forza. Iniziate a camminare. Io seguo, io mi fido. È grande, cioè non si può girare intorno a sto castello. Sì, che si può girare intorno a questa struttura. Aprici la porta. Sì. Faccele vedere. Aprici la porta. Tirale fuori. Aprimi le chiavi. Metto davanti al portone. Aspetta, voi seguite quindi? Sì, con un po' di scetticismo. Sto avvicinando, ma mentre vi avvicinate, di nuovo, questo particolare è molto importante. I due portatorce, che però sono vuoti, sono di ferro. Ed è... Io mi devo... Corro a toccare, io mi arrampico su. Sentite proprio l'odore acidulo e dolce del ferro. Io lo devo toccare. Un piccolo cadeau sì. Per ospitarvi. Pure io devo toccare. Io le ricorro. Sì. Quindi sì. Sono due. Come vi disponete? Io quella sinistra prendo. Voi? Io quella a destra. Io seguo lui. Allora, destra. Facciamo così, mi piace. Questo lato e questo lato della porta. Vabbè. Okay. Allora, ognun per sé o fate una uniamoci. Sorta di squadra? Uniamoci, riscatta la tua antipatia. No. Uniamoci. Facciamo un'operazione di squadra. Non me la sento. Maxel. Non me la sento perché con te ok, ma con lei... Ma lei ha una gran fortuna, ha preso la moneta. Io mi so arrampicare meglio di lei però. Te lo posso dimostrare se mi fai andare. Prego, ma da solo non si vince quasi mai. Il gruppo si vince, Maxel. Mi dite le vostre taglie, tu sei? Dove si legge la vicino proprio al disegno che hai fatto. Proprio un'arma, diciamo. Taglia veramente minuscola. Sei piccolissima, sei tipo così. Ma la prendi, Tu? Minuscolo. Noi siamo entrambi minuscoli. Ok. Diciamo che se voi due vi metteste uno sopra l'altro, tu con un saltino ce la faresti. Potrebbe lanciarmi. Oppure lanciarti. Io se ci fosse qua Mamma Talizor sarebbe un secondo. A parte che Mamma Talizor ci arriva con una mano. Certo. E voi come state messi in termini di taglia? Voi raccontatemi. Che taglia avete? Io sono minuscolo. Molto minuscolo. Veramente minuscolo. Allora, siamo voi tre, diciamo che siete un po' più in difficoltà rispetto a voi. Tu salto però subito è un pochino più alto di quello che dovrebbe fare lei. Per favore. Facciamo una scala. Per favore. Noi abbiamo una grande chance di poterci giocare le nostre carte. Noi vogliamo fare un'azione di gruppo, vero Max? Assolutamente, c'è possibilità di buttare giù però questo portatorce, perché anch'io lo voglio toccare, perché se va lei in cima lo tocca solo lei è inutile.
Magari lei vi può fare da appiglio e poi vi arrampicate un po' tutti quanti. Allora, Max le ha accecato dall'egoismo. Dice che incredibile, se soltanto lei riesce a toccare il metallo, lui però rimane deluso da questo aspetto. Quindi noi in tre possiamo permettere a Max di toccare il metallo oppure no? Per forza lei. Se mi fai toccare l'oro, ti mando sopra. Va bene, ma nelle mie mani. Posso toccare l'oro? Ok, interrompiamo questa vostra scena qui perché voglio sentire quest'altro lato, perché diciamo che ci avete messo un po' per decidere, no? Oggettivamente sì. Allora. Allora. Io posso prendere la mia mela perfetta e succulenta e la mettiamo per terra, poi così ci saliamo sopra e facciamo spessore. Ci abbiamo un po' di centimetri in più così. No? Eh? Io mentre parliamo, se me lo concede, la mia coda lunghissima intanto sta toccando il metallo. No, bellissimo. No, non è così lungo. Cioè, però sì, mi piace l'idea che stai proprio... Ci prova. Ok, quindi non ci... Ok, chi sale per primo sulla mela? Beh, io salgo per ultimo e sono il più piccolo. Tu metti la mela per terra e ci saliamo. Ma poi sei piccolissimo, la tua coda arriva tipo con la maniglia. Pur essendo lunghissimo. Allora, vado io per primo, sono più grosso, ma sali sopra di me. Va bene, vai, vai, vai. Vadi. Prova a salire sopra di lui. Vai, io salgo sopra di lui. Ti do la mano con la coda. Ok, loro iniziano, voi quindi vi siete decisi? Sì. Gliela fai toccare questa moneta? Allora, la... con un po' di... la stacco, me la sto tenendo stretta al petto. Un po' di ritrosia. Bravo, di ritrosia. Wow. Ok, basta, l'hai toccata. L'ho toccata. Quindi ora accavalliamoci. Chi è che sta il più basso di tutti? Faccio io che so, penso, più, anche più forte. Mi metto sopra il signor Max. Fai una prova di destrezza. Sì. Sì, occhio dove tocchi mentre sali. Sì, va bene. Vai. Non è un tiro di arrampicarsi, è solamente per vedere se sei abbastanza abile nel posizionarti nella maniera più sicura possibile. Proviamolo subito, vediamo come va. Mamma mia. Quindi, è un tristissimo 6. Tu sei abbastanza confidente che sia il modo giusto dove mettersi per far saltare la tua compagna? Io sì, credo sia l'unica soluzione rimasta. Tu ti arrampichi sui tuoi fratellini? Ti metti sulla testa di Simp? Un piede sull'occhio e sei pronta a saltare, ma passiamo a loro. No, suspense. Io sono in cima a loro. Allora, chi è il più basso? Io sono il più basso. Ok, poi? Io in mezzo e poi lui l'ultimo. Ok. Tu fammi un tiro di destrezza per vedere se ti posizioni nella maniera migliore per lui, per farlo saltare bene. Lui è piccolissimo, ha bisogno di fare un salto bello. Braccio la follia. Bruttissima sta cosa. Come hai fatto? Ho fatto 11. Scusa. 11. Ok, sei pronto a saltare? Il tuo tiro purtroppo lui non si è messo così bene, quindi devi fare un tiro di saltare. Non so se lo hai, ma non lo hai. No. Più forza, scusami, ma purtroppo è un tiro difficile, quindi tirerai insieme questo dado e lo sottrarrai. Oh no. Ce la farai, Pixia. Abbracci la follia, certo. L'abbracci. Ce la farai. Brigatevi che non voglio. Ce la farai. Sì, ottimo. Scavoccio. Tutte e quattro le barrate? No, solo due. 11. Che però è per un pelo quello che ti serve per acchiapparla. Evviva! L'hai presa! E quindi prendi un altro punto Grong. Io tutti i punti ne vedo, però. Vabbè. Sì. Tutto sta cosa. Lei è baciata dalla fortuna, Maxel. Allora, tocca a te. Lui invece si è posizionato bene, quindi il tuo tiro sarà semplice. Aggiungi un dado a 6 e un tiro di saltare più forza, perché ti serve forza. Braccio la follia. Va bene. Allora, scavoccio 17. Più 5, 22, più forza 23, bucio del culo! E anche tu! Salti! Facciamo decidere a te, pari o dispari? Dispari. Hai preso il punto Grong? Prendi un punto Grong perché ti aggrappi, iniziate a ciucciare questo metallo. E mentre lo ciucci, il metallo inizia a scendere, solo il suo. Voi tentate di arrampicarvi. Fammi una prova velocissima di destrezza per vedere se riesci a farlo. 15. E anche tu
riesci a toccarlo e quindi prenditi un punto Grong. Evviva! Sì. Siete felici, lo state assaggiando, è dolce, acidulo, come vi dicevo. È bellissimo. Anche se è un po' vecchio. Però vecchio non vuol dire male, è un buon vino, esatto. E sta scendendo effettivamente. Come perché, se ci fosse una fessura sul muro. Pochissimo peso è abbastante per scendere, quindi anche per voi è facilissimo toccare finalmente il metallo e prendere tutti e tre un punto Grong. Anche solo tu. Incredibile. Lasciatemi qualcosa. Lasciamo. Per fazzoletto su. Per fazzoletto sei ancora veloce. Oh, lui mega vituperato. Lasciatemi qualcosa. Sei l'ultimo lì e il tuo compagno è salito su, però c'è proprio la sua coda che è? È biforcuta. Per te è semplice arrampicarti sulla sua coda biforcuta, ma fammi comunque un tiro di forza, perché dovrei fare un saltino, semplice perché è biforcuta. Più forza. 5, 10. È esattamente quello che ti serve per prenderti questo finalmente punto Grong anche tu. Bravo, bravo, grazie ragazzi. Alla fine tutti felici mi sembra di capire, no? Siete tutti felici, ma dall'altro lato, con la coda dell'occhio, mentre siete in quest'estasi di assaggiare, toccare questo metallo nuovo, non come i metalli che vi portate appresso, che ormai non vi danno più punti, Grong, non lo felicitate perché l'avete toccato già troppe volte, vedete con la coda dell'occhio abbassarsi dall'altro lato e alzarsi questa enorme porta. Che vi avevo detto? La chiave non serviva. So benissimo dentro. Chi ha abbassata la prima leva? Il proprietario di casa. Andiamo. Leggo un'arroganza senza pari. No, non mi credete. No, beh, però. Potevi dircelo prima, entravamo direttamente. Mamma! Papà! L'interno è completamente buio. E ti ritorna effettivamente l'eco di mamma, papà, niente. Devono essere. C'è un odore di chiuso. Almeno sincero, non sembra una casa abitata questa, cioè non è una casa abitata questa. Grazie. Neanche le si vuole bene a questa casa, grazie. Fatelo dire. Quindi dicevo, c'è un odore anche un po' di decomposizione, ma anche qualcos'altro tocca le vostre narici. E fate tutti quanti una prova di follia più fiutare metallo. Abbraccio, non c'è niente. Abbraccio. E ditemi direttamente il massimo che fate. Abbraccio. Io ho fatto tutto lo scapocciato. 18. Scapocciato, beh. E ho fatto... 21, 21 3, 10 18 Chi è che ha scapocciato? Ho scapocciato. Allora, scapocciato. Quindi scapocciato in due. Tira un fantastico dato da 6. Se fai 1 o 2, le prime due convinzioni che hai là aumentano. Se fai 3, 4, 5, 6, ne prenderai una nuova. 1. Complimenti. Adesso non basterà più per te per prendere un punto Grong dover toccare del metallo, ma dovrai effettivamente leccarlo. Quindi cancella toccare e metti leccare. E adesso tocca a te, tira un dado da 6, vediamo cosa accadrà. Sei riuscito. 6. Ah, una nuova! Ammazza che pigna. Allora, d'ora in poi, ogni volta che vedi una qualsiasi battaglia, dovrai tifare. Come me, ce l'ho pure io. Veramente Claudio deve entrare in ultra. Tutti insieme avete odorato. Voi due siete in estasi perché avete scapocciato. E sentite diversi odori. Ferro, rame, acciaio. Alcuni di voi lo sentono. Argento. Ma tutti quanti sentite che c'è qua dentro. Tutti questo odore di metallo. Ah, sì. Ma all'interno è veramente buio, buio, buio. Devo leccarlo assolutamente. Erano ricchi i tuoi, eh? Sì, anche decomposti da come è la casa. Perché, insomma... Media borghesia. Quando è stata l'ultima volta che sei stato qui? Erano una 7-8 anni fa. Si vede. Prima che nascessi, certo. Prima, esatto. Perché quanti anni pensi che io abbia? Ne avrai a malapena mezzo.
Quindi hai vissuto due vite. Due. Due anni. Io ho 35 anni. Il 35. È impossibile. Il Limblin più anziano che conosciamo ha 4 anni. Forse perché non sono un Limblin, non mi vedi? Qualcuno glielo deve dire. No, ma non sempre sto umano, cosa sono? Ah, è un umano. Ok, ti hanno fatto qualcosa allora? Sì, in testa gli hanno fatto qualcosa. Io ci rinuncio. Perché dovete fare così schisate? Io mi sono perfettamente adagiata alla vostra tribù, non faccio distinzioni razziali. Adesso voi dovete indicare umano, brutto, ma sei minuscolo, mi ragazzi, veramente. Basta, c'è dell'oro in questa casa. Dobbiamo andare a raggiungerlo, leccarlo soprattutto. Io voglio leccare l'oro. Io uno scudo d'acciaio. Vuoi leccare l'oro? L'oro. Sì, quel sapore. Basta, io morto a cercarlo. Ok, metti piede per primo là dentro. Vado al centro della sala, sì. E quello che accade è che si fa una bella pausa.